I'll just make two quick points. I think Oren is very articulate about this question, and there's not much to add to it, except perhaps that arguably in the horror genre, concept is king. Cast is less important, and concept really drives people's interest. Which is why, certainly in Hollywood, horror movies can be made for a lower budget. That's one point. The second is to be talked about in the same kind of sentence as Avatar's thrilling and flattering in many ways. Maybe one thing that two films have in common is that word of mouth was so strong. They both became, one of them, Avatar obviously is spectacle, and I think Paranormal was more concept, but they both became sort of event movies. That is even more than just an experience. And what Paramount's marketing department did so well is really make the public feel that this is a movie to be experienced in a movie theater. And I think with Avatar and the new technology that it represented, seeing Avatar in a theater as well became, you know, an event, a real night out. So selling these two films, which are at the opposite ends of the spectrum in terms of their budget and their conception, selling them both in terms of an experience that you have to have yourself in a theater in a communal way, brings them together. Devo dire che la spiegazione di Oren è stata molto, molto completa, quindi effettivamente mi rimane molto poco da aggiungere. Vorrei soltanto dire che, appunto, pensando un pochino al filone dell'orrore, diciamo che forse il cast è meno importante. Quello che invece è molto importante è l'idea, è sicuramente il fattore trainante. E quindi è forse anche vero che per i film dell'orrore il bilancio è meno importante, è meno indispensabile. Pensando un attimino ad Avatar e anche facendo un confronto con, abbiamo detto Avatar è un film sicuramente straordinario, ma in qualche modo ci sono degli elementi in comune, e forse quello principale è proprio questo effetto di passaparola che è stato straordinario in entrambi i film. Mentre sul primo forse l'accento si pone sull'aspetto visivo, nel secondo, nel caso diciamo di Paranormal, si basa sulla parte più concettuale. Ma è un evento, diciamo, vedere quel film costituisce un evento, un'esperienza molto particolare, e credo che la Paramount abbia saputo fare veramente molto bene nel presentare questi due film, perché li ha presentati dicendo sono dei film che dovete vedere in un cinema, che non potete vedere a casa. Dovete andare a vedere Avatar in un cinema, lo stesso vale per il nostro, e quindi effettivamente le persone, questi due film, pur essendo veramente gli antipodi in termini di tutto quello che sono gli elementi costitutivi, hanno un elemento in comune, il fatto che entrambi rappresentano un'esperienza di vita a vederli, e questo li accomuna. Oren, tu hai ambientato il film a casa tua, è la propria casa tua, cioè è il tuo appartamento. Come sei riuscito a trasformare casa tua in casa nostra? Che questo è il grande segreto di Paranormal Activity. Nella casa di Steven Spielberg, Spielberg l'ha visto, è impazzito. Nella casa di Steven Schneider, Steven l'ha visto, ha avuto paura. Nella casa mia, io ho visto, anche io ho avuto problemi e adoro gli horror, perciò ho lo stomaco abbastanza forte. Vorrei chiederti, la tua casa è una casa standard oppure hai pensato di cambiare qualcosa dell'arredamento della tua casa per renderla ancora più la casa dell'umanità, quantomeno della società occidentale? Well, yeah, it is my house, and my idea from the very beginning is I wanted to make the horror movie take place in what appears to be a regular house, just an average home where average people live. I didn't want it to look like
an eerie castle far away or someplace like that, where you could say, well, they can just move out of there, or, yeah, of course, it's a creepy castle, something's going to happen there. The fact that it just happens in someone's ordinary house is, I think, what makes it more accessible and scary, because then people who are watching in the audience can think, well, this could also happen maybe in my house. And I think that's one of the reasons the film is effective. And I'm not sure exactly if that's what you asked about the details, but the decoration. Hai cambiato? Okay. Cosa hai cambiato? Yeah. Al di là delle foto tue che non ci sono, perché sono tanti personaggi. Yeah, my house, it looked, before I started making the movie, it looked fairly ordinary and there was nothing special about it. But when I bought the video camera and started shooting around the house to see how everything looks, it didn't look very interesting. I had white walls, there was carpet on the floor, and it just, visually, it was fairly bland. So I put hardwood floors, which if you've seen the movie, there are two scenes that actually requires to have hardwood floors. They wouldn't have worked with the carpet. And I painted the walls and put the nice banisters in the stairs and a lot of different other different things, like I got a new bed, replaced the doors. So at the end of the day, the house still looks like an ordinary house, just nicer and more visually interesting on camera. Diciamo che sì, in effetti era proprio la mia casa e l'idea era quella, cioè di girare un film in una casa assolutamente normale, non in un castello o in qualche altro tipo di ambiente dal quale poi uno sa benissimo che se ne può andare. E forse questo è il fatto che lo ha reso ancora più pauroso, perché le persone guardando quel film hanno detto no, questa potrebbe essere casa mia, quindi questa notte potrebbe succedere anche da me. E diciamo che la mia casa prima di girare il film era assolutamente una casa nella norma, proprio ordinaria, e quando ho comprato poi la videocamera e ho cominciato a girare un po' mi sono reso conto che era veramente banale, pareti bianche, tappeti per terra, nulla di straordinario, e allora ho deciso che qualcosina dovevo cambiarla. In effetti ho dovuto cambiare il pavimento messo del parquet perché c'erano due scene per il quale era necessario, ho ridipinto i muri, ho messo una bella panca in cima alle scale, sul pianerottolo ho un nuovo letto, delle nuove porte, ma devo dirvi che poi alla fine, tutto sommato, guardandola sembrava comunque una casa ancora normale. Va bene, quindi ora mi si è rifatto la casa ed è diventato anche un regista molto contemporaneamente molto importante. Yeah, I mean, it was at my expense, but I've been meaning to do home improvements anyways, and that was a good excuse. Sì, comunque l'ho fatto a spese mie, e diciamo in qualche modo è stata un'ottima scusa, perché quella casa aveva assolutamente bisogno di essere un pochino ristrutturata, quindi il risultato è stato anche buono.